Con Teresa Messora, autrice di una grandissima prova, gol importanti, nel finale anche un po' di sfortuna, ma insomma questi tre punti non sono voluti arrivare. Sì, diciamo che abbiamo avuto tante occasioni davanti alla porta, ma ci è mancata la precisione e anche la freddezza davanti alla porta di sicuro. Abbiamo visto comunque un'ottima fase difensiva, anche davanti tantissime azioni, forse la squadra deve crescere un pochino anche dal punto di vista anagrafico, perché mi sembra che siate tutte insomma ragazze molto molto giovani, perciò insomma è una buona speranza per il futuro questo. Sì, di sicuro ci serve un po' più di esperienza, di sicuro ci è mancato in questa partita e poi anche il fatto che non ci troviamo mai, però si sono visti dei miglioramenti di sicuro da inizio campionato, infatti si è visto in fase di attacco. Io ho detto in cronaca diretta, minuti di sofferenza gli ultimi per il Forte Armi, tant'è che si è tenuta l'Alvarez là dietro, non gli consentiva più di passare la metà campo, perciò insomma vuol dire che anche il mister rossoblu ha capito la difficoltà per la sua squadra. Sì, sì, abbiamo cercato di gli ultimi minuti tenerle il più possibile larghe, tenerle sempre più dietro, fare il possibile, poi ovviamente le palle non sono entrate e non siamo riusciti a fare gli ultimi gol decisivi. Allora diciamo che queste sono le ultime partite della stagione, questo è un punto di partenza in realtà. Sì, sì, ormai noi giochiamo per divertirci perché ormai il campionato è andato come è andato e niente, vedremo il prossimo anno. Grazie mille Teresa, alla prossima, grazie.